Perfetto. Perfetto. Qualifica 3, partita. Vediamo chi sarà il primo coraggioso a scendere in pista. Questa macchina parte destra e a manca. Sì, quando e parte. Porca la miseria. Andiamo un attimo in macchina e vediamo le difficoltà che ci sono. Siamo in macchina con GTO Vanquish, no, Vanquish, chiedo scusa. No, molto difficile, qua bisogna pestare abbastanza, ammollare subito i freni e poi andare subito sul gas. Ma la signorina decide di andare destra e sinistra, ma loro riescono a portarla in maniera eccelsa la macchina. Mamma mia, davvero. Andiamo al giro di noi, siamo in outlap con Vanquish, così vediamo anche il giro dall'interno e vediamo un po' la pista. Questa è un po' balorda perché devi frenare, devi stare attento perché allarga tanto, poi c'è l'erba, se la tocchi è pericolosa. È molto pericolosa l'erba, se la tocchi vuoi via. Sì. Io vado con il buon cornassaio, vado a vedere cosa combina. Abbiamo allora in pista Vanquish del team GTO, poi seguito da Microsoft 71, poi abbiamo Cornassai 73, il mitico, poi abbiamo Niki sempre del team GTO, poi abbiamo Midas Alani, poi abbiamo CBR Pongo Birba, poi abbiamo Sartarol Sal, vabbè, a posto, vabbè, lui Sartalor del team VRT, sì. Poi abbiamo RRM Franci Palmix, poi abbiamo RM Lucpus 70, poi abbiamo Ins A Prost 1, poi abbiamo Kilibus 84 e poi abbiamo Nixo 09 del team Elite. Quindi andiamo a vedere cosa ci andrà a proporre come tempo Vanquish, essendo il primo che ci andrà a dare il riferimento cronometrico. Oh, attenzione, attenzione, rischia di perderla. E qua ha perso tanto tempo con quella sbandata. E adesso sto guardando, davvero è scorbutico quella macchina. Sì. Questa GTO sta per arrivare sul traguardo e ti stampa un bel 29 re rosso. 29,5, andiamo da rosso. Abbiamo il buon cornassai 29,5, no, spostati di pilota e ritorna in normale. Ah, posto, tornato 29 e mezzo, da GTO sì. E si migliora ancora al primo settore. Sì, scusa, poi abbiamo allora secondo Nicky con 29,8, poi abbiamo Kilibus con 29,8 anche lui, 5 millesimi da Nicky. Attenzione, Nixo 09 va in pole position 29.021 021 e si va verso il 28 anche di qua, quindi torniamo a fare la scarrellata. Quindi abbiamo Kilibus, si migliora, ok, poi abbiamo Microsoft, io l'ho chiamato Microsoft prima, chiedo umilmente scusa, Microsoft, sì, perché ho detto sono stasera con un nome per un altro. Poi abbiamo CBR Pongo Birba, poi abbiamo Ins Prost 1, poi abbiamo in ottava posizione Midas Alani 13, in nona Cornazzai, in decima Lucpus, in undicesima Sartalor, in dodicesima Franci Palmix. Andiamo sul Pullman, vediamo se riuscirà a migliorarsi.
33 pongo birba. Vediamo. Chiude questo giro, non mi dai riferimenti. Me li sono persi. Beh, adesso 8, diciamo 29, che 29, niente, mezzo secondo di ritardo, sì. Adesso è migliore. Lo swings. Non lo so. Si migliora di un decimo e uno. Vediamo il secondo settore se si andrà a migliorare. Intanto andiamo a vedere anche un po' dietro, vediamo qua c'è un po' di gente ammucchiata per essere una qualifica. E sì, vedo che c'è un po' di bagarre già. Sartaror, ho visto Francipal Mix. Se intanto si migliora di qualcosa Nixo. Kilibas si trova in mezzo al traffico, sicuramente non riuscirà a migliorarsi, attenzione. Tanto c'è un viola per sempre Nixo, perché qui si vedrà forse il 28, eh. Andiamo a vedere come conclude Nixo. 28 28 951 è chiesto secondo, ed è arrivato. È il secondo che va sotto il 29. I collari sono tutti un po' sul 30, dai. Ancora un decimo meglio del suo tempo precedente. Vediamo se riuscirà a tirare via ancora qualche centesimo per andare a insidiare la seconda posizione di Vanquish. Di Vanquish, chiedo ancora scusa. 32 per Microsoft. 2,6 Nicky va a prendersi la seconda posizione di questa lobby. Oh, attenzione, va larghissimo, migliorando il suo tempo e andando in 1,29,3, e quindi si mette in seconda posizione. Mette Vanquish in terza, segue Kilibas con 1,29,8 a 4 decimi da lui. Poi abbiamo in quinta posizione RRM Francipalmix, che mamma si migliora mia in questo momento di 4 millesimi. Deve provare a migliorarsi, perché alle sue spalle c'è Pongo Birba a 50 millesimi, quindi niente, non si migliora, perde un decimo e due al secondo intertempo, seguito da Pongo Birba. Cosa fa sul secondo intertempo? Stiamo su di lui, vediamo questo suo secondo secondo split, cosa riuscirà a fare, riuscirà a migliorarsi un po' per andare a insidiare la quinta posizione di Frenchy Palmix. Niente, 3 decimi di ritardo. Era qua, per me stare in scia è la cosa più sbagliata da mamma fare su mia sta pista, perché già è difficile da guidare, con la scia ancora peggio. Comunque Nixo, ho visto un casco viola. Non si migliora, 13 e mezzo di ritardo. Formazione in penalità. No, niente, non si migliora neanche Luxus. Su 8, no, 2 decimi di ritardo.
non si migliora. Vediamo Nicky come sta girando, vediamo. Oh, due decimi, migliore di due decimi quasi il suo intertempo, vediamo allora. Oh, attenzione, larghissimo, deve stare attento, gomma sporca. Ragazzi, entra fortissimo in queste due curve. E di là è infame questa curva qua. Vedi, perde tutto, 81 millesimi adesso di vantaggio sul suo miglior tempo. Ma ha perso tantissimo in quelle due sbavature. Ins Blizzard, buonasera, benvenuto. Già l'ultimo giro, vola si via, che la qualifica proprio... mamma mia, perfetto. Quindi abbiamo Nixo, niente, non può migliorare la sua posizione, quindi abbiamo Paul per Nixo, Nicky secondo, Vanquish terzo, Kilibas quarto, Franci Palmix quinto. Sesto Pongo Birba, arrivato a 50 millesimi, seguito a 28 millesimi da Marcosoft. Poi abbiamo Ins Prost a 49 millesimi da Franci Palmix. Vai, falli scannare un po'. Aspetta che comunque, prima andiamo tutta sì. La facciamo vedere anche da casa. Intanto facciamo anche la fotografia, che non fa mai male. Nixo in pole position, seguito da Nicky. Vanquish in terza, Kilibas in quarta, quinta Franci Palmix, sesto Pongo Birba, settimo Marco Soft, ottavo Ins Prost, in nona Midas, in decima Cornazzai, in undicesima RM Lucus 70, dodicesimo Sartarol. Quindi foto anche qua, perfetto, foto fatta. E ragazzi, picchiatevi, fate scannare sti ragazzi. Sto scannando i ragazzi, è qua che vado, vai. Mi metto da dietro così vediamo cosa succede. Devo dall'alto riguardo. Anch'io ho messo la visione dall'esterno adesso perché voglio vedere. Sì, sì. Guarda quando parte sta anche avanti, destra, sinistra, sinistra, pattina da fare schifo. Bravissimi con su- pulizia ragazzi. Ma che roba! Ci sta scivolando, vado per tutta sta macchina. Sta macchina è ballerinissima. Perché non sarebbe neanche brutta alla fine, se sei impara a guidare, è che ti va da destra a sinistra, cioè da sistemarsi un po' questo. No, ricordiamo che qua non si può controllare la frenata. L'aggeggio che modifica la frenata, mix, che stasera non mi vengono le parole, micidiale. Ripartitore. Stasera non c'è non c'è ripartitore di frenata, quindi non si può modificare la frenata, quindi rimani come te la dà il gioco, quindi alcune macchine sono sbilanciatissime in frenata. Mamma mia. Qua è filato via quasi tutto liscio. Vediamo Ins, no, chi è davanti? Ah, Nico, Nixo 79, Nixo 09, Nicky, guarda qui, traversone, ma la tiene Nicky. Ale, via! Oh, eccola, ecco, vedi, l'ignoranza, questa è l'ignoranza, quella bella, che piace a noi. Quindi vittoria per Franci Palmix,